Nome: Andrea Malabaila. Pino. Città di nascita: Torino. Roma. Dove vivi? A Torino. A Roma, vicino San Pietro. Età: 35, ancora per poco. 65. Squadra di calcio: Juve. Boh, Lazio, vecchi ricordi. Cosa hai studiato? Ho fatto scienze della comunicazione, quindi ero destinato a essere disoccupato a vita. Ho fatto liceo classico e poi mi sono laureato in giurisprudenza. Lo rifaresti? Mi è piaciuto molto, però in effetti sbocchi lavorativi pochi. Sì, tutto sommato sì. Liceo classico senz'altro. Professione? Editore, se così si può dire, perché poi in realtà la professione dovrebbe darti da mangiare. L'editoria al momento poco. Io sono in pensione, ho lavorato tutta la vita in un'azienda di credito e adesso mi occupo di narrazione e di studi autobiografici. Aspirazioni? A scrivere un best seller, ma più che best seller, che insomma un long seller, perché i best seller magari sfruttano qualche moda del momento, invece un long seller rimane, mi piacerebbe scrivere qualcosa che rimanga. No, essere felice. Fissazioni? Carlotta e la Juve. Fissazioni, la precisione. Il posto più bello che hai visto? Adesso dovrei dire Anghiari, perché sono Anghiari, altrimenti poi vengo picchiato. A parte Anghiari direi New York. Il posto più bello che ho visto? Beh, banale, Roma. Musica che ascolti? Ma è musica che Carlotta definirebbe lagnosa, tipo gli Oasis, poi la passione per i Beatles viene fuori anche dal titolo del mio nuovo romanzo, che è Revolver, come un disco degli Oasis, dei Beatles. Ma ascolto musica classica e musica dei cantautori italiani, old style. Autori preferiti? Allora, ce ne sono tanti, se voglio fare un po' quello che se la tira, dico Proust, però anche Salinger, Fitzgerald, Steinbeck, ce ne sono tanti. De André, Guccini e Enzo Iannacci, che non c'è più, e Gaber, ovviamente. Personaggio storico con cui ti identificheresti? Personaggi storici, non mi viene in mente nessuno con cui mi identificherei. No, sono tutti personaggi storici, sono tutta gente che faceva guerre, ammazzava gente, aspira a una vita più tranquilla. Beh, mi piacerebbe Omero, anche se era cieco. Personaggio sportivo con cui ti identificheresti? Beh, il mio idolo da piccolo era Platini, quindi mi sarebbe piaciuto diventare come Platini. Ma non me ne viene in mente nessuno, devo dire. Forse Livio Berruti. L'ultimo libro che hai letto? Ne leggo talmente tanti che mi sono dimenticato in questo momento. Le domande di Brian, di Nichols. Dentro, di Sandro Bonvissuto, di Einaudi. Un bel libro. Ti è piaciuto? Sì, molto. Penso che avevo letto Un giorno di Nichols, adesso ho letto questo ed è diventato uno dei miei autori preferiti contemporanei. Molto, sviluppa un ragionamento filosofico in senso letterario, bello, introspettivo, profondo, leggero. Libri pubblicati? Allora, quelli di Goldrake 2000, Bambole cattive a Green Park nel 2003, L'amore ci farà pezzi nel 2009, e il quarto romanzo è Revolver, poi vabbè i racconti, ma tanto i racconti non interessano a nessuno. Cosa hai pubblicato con Book Salad? Questo qui, che è Revolver, per titolo si capisce che c'è una citazione beatlesiana, e poi una copertina bellissima, fucsia, che si nota anche a chilometri di distanza. Ho pubblicato con Book Salad 100 giorni sul Comò, che è la mia autobiografia. Cosa ti ha spinto a scriverlo? Questo libro è una specie di ossessione, perché poi in realtà, come per il narratore poco coprotagonista della storia, anche per me è stata veramente una lunga avventura. Ho iniziato a scriverlo veramente tanti anni fa e poi ho continuato a riscriverlo, non riuscivo a trovare la quadra e alla fine, dopo tanti anni, sono riuscito a chiudere e quindi mi sono liberato di questa mania. Diciamo una necessità,
sentivo la necessità, il bisogno di raccontarmi e di ripercorrere alcuni punti nodali della mia esistenza, in particolare l'infanzia, il rapporto con la famiglia e il rapporto tra i miei genitori. Cosa ti piace di più del tuo libro? Dovrebbero dirlo gli altri, io posso dire cose esterne a me, quindi mi piace molto la copertina, mi piace il book trailer, poi sulla storia spero che piaccia ai lettori. Mi piace la parte riflessiva, quella descrittiva, ma anche tanti episodi allegri, divertenti, un po' leggeri. La parte descrittiva perché ho potuto analizzare un po' meglio la mia famiglia, e c'è anche una parte, chiamiamola meta riflessiva, cioè il pensiero che riflette un pochino su se stesso e su quel che si sta facendo mentre si fa un'operazione di carattere autobiografico, la caratterizzazione della scrittura di sé. Cosa ti piace di meno? Del libro? Ma forse che sono sempre molto corti, no? Rispetto a quello che è, con tutto il lavoro che ci ho messo anni, e poi se vado a proporre questo libro ad amici e parenti mi dicono: è scritto tutto lì, e invece c'è da dire che insomma avrei accumulato, se tenevo tutto quello che ho scritto in questi anni su Revolver, avrei scritto tipo l'enciclopedia Treccani, no? Poi alla fine è sottile, mi dicono sempre: ma come sei sintetico. Del mio libro? Forse l'avrei fatto un po' più lungo. Prossimo progetto letterario. Ho scritto un altro romanzo che spero insomma mi faccia vincere il premio Strega. Vediamo. Forse qualche racconto. Dove scrivi? Davanti al computer, di giorno, sono un autore diurno. Ci sono quelli che riescono a scrivere solamente di notte, io arrivata a una certa ora invece vado completamente nel pallone, quindi non riesco a connettere, quindi preferisco scrivere di giorno e davanti al computer, che insomma è un aiuto non indifferente, nonostante internet e Facebook che distraggono. Beh, scrivo in casa, sul computer normalmente. Penna, matita o computer? Computer. Poi vabbè, poi viaggio sempre con un block notes, quindi se mi viene qualche idea così che sono in giro posso appuntarmela, a volte anche di notte, no? Uno si sveglia e poi se non te lo segni subito te lo dimentichi, quindi. Penna, matita e computer. Di getto o pianificando? Ma parte sempre da un'idea che poi diventa una scaletta. E poi man mano scrivendo e riscrivendo la storia può prendere una piega diversa, come è successo per Revolver, perché dopo tanti anni la storia è cambiata. E di base poi è rimasta la storia dei Revolver di Demon Kid, tutto il resto è cambiato nel tempo. Però comunque ci va sempre un po', secondo me, la pianificazione, altrimenti ci si perde completamente. Di getto o la prima stesura, ma la vera scrittura è la riscrittura. Mi occupa tantissimo rispetto alla scrittura. Un'ultima domanda, la più facile. Sei felice? Ma sì, non mi posso lamentare. Diciamo che me la cavo.